No. 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 Dottor Holden. Che cosa succede? Il protocollo è stato avviato. Su, ci segua. Venga. Impossibile, non può essere vero. Temo non ci rimanga tempo. Devo svegliare la mia famiglia. Non è necessario. Dottoressa Amaral. Sì, salve. Deve venire con me, prego. Era una misura di sicurezza. Quando il livello di Cronon ha raggiunto il punto di rottura, sapevo che non mi avreste ascoltato. La macchina di William. Ho visto l'originale. Ho potuto esaminare il pannello primario. Guardati. Hai bisogno delle tue cure. Buongiorno, amore. Stato delle difese. Attive. Cosa? È proprio sotto di me. Andiamo, Fiona. Rispondi, rispondi, rispondi. Andiamo, andiamo, andiamo. Forza, rispondi. Rispondi. Beth, non so se puoi sentirmi. Sono Fiona. E mi serve il tuo aiuto. Mi ricevi? Beth. È Fiona che parla. Mi stai ricevendo? Il protocollo.
Fiona Miller? Sì. Sì, sono io. Chi è? Sono Jack Joyce. So che lavoravi insieme a Beth. Potresti essere l'unica alleata che mi resta. Ma che è successo? Serin. Oh no. Non sono riuscito a fermarlo. Ma Fiona, forse c'è ancora un rimedio. Devo trovare una cosa che Will chiamava la contromisura. Ha 12 lati. È piccolo, metallico. Come un pallone da calcio. Quello è l'RC. Il cosa? Il regolatore di Cronon. È quella la contromisura. Può ricomporre la frattura. Solo stare.
Ho sbagliato. Ok. Jack Joyce. Lui può usare l'RC per ricomporre la frattura. Dobbiamo portarglielo. Ma è proprio l'RC che alimenta questo posto, Fiona. Sì, ma gli ho parlato da poco e Jack dice che ne ha bisogno assolutamente. Ma vedi, se tu... Se permetti a Joyce di usare l'RC, dovremo rinunciare all'arca. No, forse no, non mi sono spiegata. Queste persone bene. Possono risolvere il problema, possono ricomporre la frattura, è ciò che volevi sin dall'inizio. Queste persone sono la Monarch, ok? Ci hanno trascinato loro in questo casino. Credi che possa importargli qualcosa di noi? Rendi conto di che cosa mi stai chiedendo? Allora, cosa facciamo una volta alla Monarch? Dobbiamo trovare un modo per salire sull'arca. Liam, che cosa stai facendo? Sappiamo dove si trova l'RC, ma... Jack, sono Charlie, ascolta. È in cima al palazzo della Monarch. Dovrai seguire le mie istruzioni alla lettera. Jack. Fiona, Jack. Lascia perdere. No. Ascolta. Sta a sentire, quella è una delle zone più protette che esistano. Non riuscirà mai a entrare. Ehi, ferma! Aspetta! Non posso mollare adesso! Sì, lo so, ma è meglio che lì ci vada io. Le difese dell'RC sono... È impossibile che lui riesca a superarle da solo, ha bisogno di me. Ma tu, ecco, tu devi restare qui. Qui potrai renderti utile. Io sarei un peso morto, sono solo un fabbro che gode di buona reputazione. Lascia che qualcun altro faccia l'eroe. Ok, lo so che sei una dura. Gli informatici servono sempre, Charlie. Fanculo. Ehi, Charlie. Non sei poi da buttare. Lo so. Amici miei, la nostra guerra è iniziata. Per noi è giunto il momento di guadagnarci un ruolo in questa esistenza. Alcuni dei miei nemici hanno mostrato il loro volto, altri sono ancora là fuori. E io penso a tutti voi come a un esercito. Un esercito. Quanto sei? Siamo sulla scala K. La vostra posizione? Di dimostrare. Lo so, a terra! Deve sembrare a terra, ho detto! Amici miei,
E io sono un vigliacco, lo so. Dovevo pensare a me stesso, capisci? Perché sono l'unico a cui importi, no? Ma quello che sto facendo ora, dove sto andando, non riguarda me. E la promessa di inserirci nella lista? È vero, lo so bene, ma la lista, Charlie! Joyce può ricomporre la frattura! Sto perdendo la pazienza, Charlie. Liam! È di lei che ti importa, vero? Dico bene, è per questo che stai lavorando, eh? Ecco perché hai rinunciato alla Monarch, per la tua famiglia. E per cosa? Per crescere i tuoi figli in una cantina di lusso. Perché è questo che sarà l'Arca. Serena è fuori di testa. Se l'Arca fosse la risposta, non credi che mi troverei lì? Potere sarà infinito. Voglio dire, senti che roba. È matto da legare. Su tutte le forze del male. Ok, no. Ok, senti. Se Joyce riesce a ricomporre la frattura, allora il mondo sarà salvo e ce ne torneremo a casa. Ma io devo aiutarlo per forza e non potrò farlo se tu mi uccidi. Per i nostri nemici, perché capiscano subito da che parte sta il bene. È questa la mia missione. Se stavolta ti sbagli. Lo so, sta tranquillo. Mi sparerò da solo. Alcuni dei miei nemici hanno mostrato il loro volto. Altri... Leva il giubbotto. Ho capito, abbiamo un problema di fiducia. Ma fa niente. Un esercito che avrà il potere di dimostrare al mondo che riuscirà a raggiungere la meta, che saprà...